Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Logistics and Analytics Italia. In questa serie di video che corrisponderà ad una playlist, si parlerà di questa suite di applicativi definita Microsoft Power BI. Che cos'è? BI sta per Business Intelligence. È una suite relativamente nuova, è in giro da qualche anno, che è stata introdotta da Microsoft per affiancare gli applicativi Office e in particolare Excel e per consentire ad Excel di potenziare le sue caratteristiche relazionali. Da sempre, tutti gli informatici che fanno parte della mia generazione hanno dovuto raccontare ai propri clienti la solita favoletta. Quando il cliente ti chiedeva di fare qualcosa che non riusciva a fare con Excel, gli raccontavi che Excel non è un database relazionale, cioè che non riesce ad individuare delle architetture logico-relazionali tridimensionali fra le serie di celle, che ogni qualvolta hai bisogno di questo tipo di struttura logica devi passare a Microsoft Access. E ogni volta il cliente rispondeva che questo passaggio era un passaggio che non poteva essere indolore, non voleva essere fatto e non riusciva a capire perché c'era questa necessità. Perché è difficile spiegare a un non informatico i concetti di normalizzazione di un database, di concetti relativi a un data model e soprattutto la relazione fra entità e informatiche, e difatti Excel veniva sempre rappresentato come una specie, no, di battaglia navale, in grado, come dice la parola Excel, la X, di incrociare ad X soltanto due serie di dati, ad esempio la posizione della nave e la posizione della bomba. Ogni qualvolta qualcuno volesse, tentasse di uscire da questa geometria bidimensionale, di guardare dall'alto tridimensionalmente, l'informatico diceva: hai bisogno di Microsoft Access perché questa relazione tridimensionale fra due serie di dati Excel non è in grado di dartela. Per esempio, se un tuo cliente ha tre numeri di telefono cellulare e ti dice di chiamarlo a seconda degli orari, dei giorni o delle stagioni in uno o in un altro, in Excel ti ritrovi con tre record non normalizzati con i tre numeri. In Access invece ti ritrovi una tabella cliente in cui il nome del cliente appare una sola volta e la tabella dei numeri cellulari in cui appaiono tre numeri cellulari singoli perché vengono collegati relazionalmente alla struttura della tabella dei clienti, mentre in Excel ti ritrovi ridondato il nome del cliente tre volte ogni volta, e ogni qualvolta c'era questa struttura si doveva dire che bisognava passare, faccio degli esempi molto semplici, a Microsoft Access. Ma la pressione dei clienti e degli utenti di Excel è stata molto vasta nei confronti degli sviluppatori Microsoft, e Microsoft si è sempre sforzata di introdurre degli strumenti in Excel che avessero delle caratteristiche quasi relazionali. Possiamo pensare ad esempio al vertical lookup, il cerca verticale, che riesce ad introdurre delle relazioni fra due serie di celle, fra due cell range. Possiamo pensare alla nidificazione, ad esempio, della funzione confronta, match in inglese, all'interno della funzione indice, o possiamo da ultimo pensare ad esempio alla funzione indiretto, indirect, che in maniera fenomenale riesce a introdurre una relazione fra due serie di celle con un inusuale, inedito carattere di concatenamento che è lo spazio, che sinceramente non si era mai visto. Ma da ultimo, nel 2013 c'è stata questa svolta che è stata epocale, con l'introduzione della suite Microsoft Power BI, che è caratterizzata da tre applicativi distinti, Power Query, Power Pivot e Power Map. Adesso, dal 2013, si può effettivamente dire che Microsoft Excel può fare le veci di un database relazionale. Non può fare tutto ciò che fa Microsoft Access, continuano ad essere due strumenti distinti, ma veramente molte logiche architetturali che sono presenti in Access adesso sono presenti anche in Excel. Ad esempio, noi faremo un case study, analizzeremo come sempre un data model di un soggetto aziendale molto semplice, tenteremo di ma mantenere questi esempi molto semplici e partiremo addirittura, vedete, da un sorgente dati esterni in un file di testo, come questo, ad esempio, come il nostro database dei negozi, per far capire perché Microsoft ha avuto la necessità di distinguere, per esempio, Power Query da Power Pivot e da Power Map, perché effettivamente pur certe volte se sembrano di intralciarsi, pur sembrando di intralciarsi, in realtà hanno degli scopi diversi. Partiremo dai dei dati esterni che vengono in inglese
spesso definiti raw data, cioè dei dati molto grezzi come questi, un database in cui ci sono due campi, cioè due colonne. Noi dobbiamo immaginarci ad ogni virgola una colonna e ad ogni rimando una riga, in cui c'è un campo di negozio numerico 1, 2, 3 e un campo comune. Partiremo da una tipologia di dati testuali, come ad esempio, vedete, il database dei comuni, in cui a fianco ai comuni c'è anche la regione, con tre lettere: Veneto, Sardegna, Abruzzo. E da una visione testuale che è difficile per l'uomo da leggere, si passerà con questi strumenti ad una visione prima tabulare. Come vedete, questi dati vengono prima inseriti come sorgenti di dati esterni, poi vengono normalizzati. Vedete, qui c'è quasi una struttura re relazionale. Sembrano le due tabelle, no? TBL di Access, con delle chiavi primarie che introducono delle informazioni all'interno di una tabella join. Transazioni. Passeremo poi ad una visura diversa, quella della tabella pivot, con la possibilità, con questi strumenti relazionali, di introdurre dei filtri. Vedete? Questo è un data analysis. Come sta andando la regione Lazio, come sta andando la regione Lombardia, come sta andando il fatturato in Umbria. E poi si passerà ad una diverso tipo di visualizzazione, che è quella a grafico. E poi, infine, se riusciremo ad arrivare alla fine di questi video, ad una visualizzazione a mappa, cioè i nostri dati, che sono partiti da uno stato testuale molto grezzo, vengono rappresentati quasi come degli oggetti vettoriali. Chi utilizza Quantum GIS capisce qual è la potenzialità di questo strumento, perché questi dati, che iniziano ad essere nella loro vita testuali, si manifestano come degli oggetti tridimensionali, come dei palazzi che si disperdono sopra una mappa raster, e ci fanno capire che, per esempio, in questo punto centrale del comprensorio il nostro business va bene. Poi, ad un certo punto, c'è una perdita di business, iniziamo a vendere un pochino meno di prodotti mano a mano che ci allontaniamo dal centro. Quindi più diversi tipi di visualizzazione: una visualizzazione assolutamente testuale e grezza dei dati in un database separato da virgole, poi una visualizzazione di tipo tabulare, una visualizzazione di tipo pivot, una di visualizzazione di tipo grafico e una visualizzazione di tipo mappa. In pratica, lo scopo di questa serie di video sarà quella di creare una specie di giallo. La nostra azienda ha un piccolissimo problema. All'interno del nostro database negozi, io indico inserisco questa dicitura SDE, che significa sorgenti dati esterni, ma non c'è nessun motivo tecnico, ognuno può fare come vuole. Lo faccio per capire semplicemente di fronte a quale entità informatica mi trovo. Il problema è, per esempio, che il nostro database dei negozi è così povero che non ha l'indicazione della regione. Sembra una cosa da niente, ma in realtà questo è fondamentale, perché senza l'indicazione della regione io non posso fare data analysis per regioni. Cioè, non posso chiedere: ma come va in Umbria? Va meglio che nella regione Lazio, o va peggio? Se io non ho il campo, vedete, lo scrivo a mano, ma non si può fare così. Se io non ho il campo regione, quindi una colonna a destra, io un'analisi di dati di questo tipo non lo posso fare. Qui non si tratta, ad esempio, di aggiungere un fatturato, il fatturato dei mesi giugno, luglio, agosto, in un database in cui ho già il fatturato di gennaio, febbraio, marzo. Qui non è una struttura aggiuntiva di tipo orizzontale. Qui si tratta verticalmente di aggiungere un'altra colonna, cioè un'altra entità logica. Voi direte: ma ci sono 8 negozi, fallo a mano. Ma questo è semplicemente un esempio. Questi video tutorial spesso sono fatti con degli esempi così semplici che non si capisce la potenzialità di questa tecnologia. Voi pensate ad avere un database con migliaia e migliaia di records, che devono essere affiancati da una informazione nuova che non c'è. Ovviamente non si può fare a mano, con questi strumenti lo faremo automaticamente. Questo è il primo giallo: come mai nella nostra azienda non ci sono le regioni nel database negozi? E poi il secondo giallo gigantesco è che noi non abbiamo il database delle transazioni, cioè qui non sappiamo quanto fatturiamo, non sappiamo quanto costano gli oggetti. Ed ecco che piano piano noi arriveremo, per esempio, delle tabelle pivot, in cui noi avremo il fatturato finale che intersecherà il valore dei prodotti venduti per il loro prezzo. Questo sarà lo scopo dei prossimi video. Questo video introduttivo finisce qua. Vi lascio e vi aspetto, se volete, al prossimo video. Grazie a tutti.